Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RT Acquesio. Fabio Stella, professore dell'Istituto Leonardo da Vinci di Foligno, corso CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Quest'oggi presentazione di due progetti svolti da due classi di questo corso, ex geometri. Abbiamo visto l'utilizzo di nuove tecnologie, ragazzi impegnati a dei veri e propri lavori che li preparano anche, appunto, una volta usciti da scuola, a quello che sarà la professione di geometra, e non a caso erano presenti anche rappresentanti del Collegio dei Geometri. Assolutamente sì, cioè l'evento a cui abbiamo assistito questa mattina dimostra proprio il livello di competenze che i ragazzi riescono a raggiungere in questi 5 anni con il corso Costruzione Ambiente e Territorio, che appunto, come lei diceva, è il nome oggi che è dell'ex corso per geometri. Competenze che abbracciano tantissimi aspetti della vita professionale, quindi abbiamo visto progettazione digitale, realtà virtuale, rendering, competenze che poi dopo sono altamente spendibili nel mondo del lavoro, in un mondo che studi tecnici di geometri, architetti, ingegneri, ogni anno ci richiedono un numero elevatissimo di tecnici da inserire e far crescere i loro studi tecnici professionali, ma che noi non riusciamo a coprire con i numeri in uscita. Per cui il consiglio che diamo ai ragazzi, anche alle famiglie, è che comunque sia di tener presente un corso come questo, un indirizzo di 5 anni come questo, che garantisce il raggiungimento di competenze professionali in uscita molto alto e sostanzialmente un tasso di inserimento del mondo del lavoro negli istituti tecnici che è praticamente del 100%. Ecco, ricordiamo che adesso anche a Perugia partiranno dei corsi di laurea professionalizzanti, per cui un'opportunità ancora maggiore, ma anche questa didattica innovativa che coinvolge i professionisti, anche con l'alternanza scuola-lavoro ovviamente. Ma assolutamente sì, perché i nostri ragazzi già fin da qui noi gli facciamo capire quanto il loro livello di raggiungimento di professionalità e competenza deve essere altissimo per poi andare ad inserirsi nel mondo del lavoro nel miglior modo possibile, per cui tutte le competenze necessarie dal loro punto di vista devono arrivare da ogni punto possibile, per cui la formazione quinquennale nell'Istituto Tecnico Tecnologico Superiore, ma poi anche ben venga il corso di laurea, che sarà sicuramente una nota aggiuntiva che consentirà ai ragazzi di inserirsi nel miglior modo possibile nel mondo del lavoro. Un'ultimissima cosa, rispetto a qualche anno fa in cui magari il corso CAT veniva un po' snobbato dagli studenti pochi iscritti, invece registriamo con piacere che gli studenti stanno tornando ad approcciarsi a questa specialità. Assolutamente sì, che abbiamo vissuto un momento di crisi derivante da tanti fattori e che fortunatamente con un approccio differente da parte della scuola, una comunicazione anche un pochettino più efficace, investire in risorse che poi dopo i ragazzi possono toccare con mano, ha fatto sì che negli ultimi anni si potesse un po' reinvertire questo trend. Fortunatamente i numeri sono in crescita e ci auguriamo che chiaramente non solo questo trend venga confermato, ma perché no magari possa essere nei prossimi anni ancora più in crescita. Oggi qui all'Istituto di Foligno è stato presentato due progetti portati avanti da due classi dell'indirizzo CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, due progetti specifici per anche in vista di terminata la scuola di entrare nel mondo del lavoro. Ecco, c'è anche questa collaborazione, abbiamo sentito, con i professionisti del Collegio dei Geometri, tante iniziative per un corso che sta riprendendo piede dopo anni in cui pochi studenti si iscrivevano. Sì, abbiamo lavorato moltissimo sia con la classe in uscita, con la quinta I, ma anche con le classi del biennio, in questo caso la seconda I, su dei progetti che potessero implementare una didattica tarata sulle competenze spendibili per questa professione, che è una professione di cui c'è bisogno, che negli ultimi anni abbiamo detto è stata in crisi, che però abbiamo avuto un aumento di iscrizione negli ultimi 4 anni, fino ad arrivare a delle classi stabili di 20-22 alunni, anche in questa prossima prima, e quindi riteniamo che lavorare su questo tipo di didattica per competenze che si collega al mondo del lavoro, alla professione proprio del geometra, e la collaborazione anche con il Collegio Geometri di Perugia e della sezione di Foligno ci aiuta veramente a formare dei ragazzi che siano competitivi al momento del diploma. Abbiamo anche quindi lavorato sia su un progetto che prevedeva un riproject, una riqualificazione della scuola all'interno proprio dell'istituto, degli spazi, sia su un progetto con le classi seconde
seconde, con la classe seconda, che riguardasse la via Flaminia, quindi lo spazio all'interno della scuola ma anche lo spazio sul territorio al di fuori della scuola. Questo tipo di approccio è molto motivante per i ragazzi, li rende ancora più consapevoli rispetto alla loro vocazione professionale, ai loro futuri indirizzi di studi, e quindi riteniamo che sia vincente come linea, e le iscrizioni anche in aumento di questo indirizzo ce lo dimostrano, quindi siamo molto felici, insomma, di poter offrire ai ragazzi questo tipo di proposte. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.